La concomitanza del ritrovamento delle due valigie sospette a pochi passi dalla sede del Partito Democratico Siracusano, fatte brillare dagli artificieri della Polizia di Stato con l'arrivo in città del Premier Matteo Renzi, aveva destato i sospetti di un'azione dimostrativa come di un probabile quanto possibile disturbo da parte di chi vuole alimentare la discordia della politica locale nel PD a Siracusa, ma anche di chi frange con la volontà di contrastare la politica del governo italiano approfittando della presenza del massimo esponente dell'esecutivo nazionale, così come è successo in altre parti d'Italia. Niente di tutto ciò. Le valigie erano state lasciate lì per caso e contenevano indumenti. Una quarantina di persone hanno contestato timidamente Renzi al suo arrivo davanti al cinema Vasquez, mentre gli intervenuti ad ascoltare le ragioni del sì erano gli addetti ai lavori seduti a tratti in ordine sparso, ma in tanti sono andati via per il ritardo del Premier. Forse la cattiva serata e la tarda ora hanno fatto ricordare il carattere abulico e amante delle pantofole ai siracusani, che hanno preferito le Iene a Renzi per ricordarsi così dove vivono, dove siamo e da chi siamo amministrati. Le forze di polizia allertate per la visita del Presidente del Consiglio nella convention sul referendum istituzionale al Cineteatro Vasquez hanno predisposto un servizio d'ordine impeccabile, con il potenziamento dei presidi attorno al luogo dell'incontro, per gli elementi del sospetto reale di una possibile protesta plateale che si era registrata sui social network da qualche giorno, sia attraverso i normali post visibili a tutti, così come sui segreti messaggi del web. In molti hanno invitato al boicottaggio e ora dicono che ci sono riusciti, ma non c'era niente da mangiare, ribatte qualcuno ironicamente. La tesi pratica è confermata dalla teoria Matteo Renzi e ormai contestato dappertutto, tensioni e violenti scontri. Il Premier è già da qualche tempo pesantemente contrastato da centri sociali e dagli antagonisti, dal popolo della sinistra e dai pensionati, così come dai favori accordati agli immigrati, lasciando indietro gli italiani meno abbienti, tutti arrabbiati a causa del perdurare della crisi economica e per le riforme burla approvate dal governo, intonando sempre cori ad effetto contro il Presidente del Consiglio, ma non a Siracusa, come si è visto. I manifestanti in quasi tutta Italia molte volte hanno il più delle volte cercato di oltrepassare il cordone delle forze dell'ordine, che hanno risposto con cariche anche violente. Non si può negare che ogni volta che il Presidente del Consiglio si muove, l'ambiente diventa infuocato. L'opposizione a Renzi è ormai diffusa e la protesta contro la politica del governo italiano, chiuso nella morsa della crisi economica, dell'immigrazione e dei capricci dell'Europa, è ormai radicalizzata. Ma i siracusani non amano le rivoluzioni e preferiscono la raccomandazione o un bel film alla protesta.